Sabato 30 marzo si festeggia Sant'Amedeo. Il proverbio del giorno è «Marzo ha un dì come l'altro». Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, è meglio prendere il toro per le corna e affrontare di petto i problemi, dando risposte decise, improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze già vissute e tirate dritto. Mieterete consensi, alcuni del tutto inaspettati. Toro, nonostante qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta, a rispondere agli imprevisti con ottimismo e alla fine verrete premiati. Non ne sarete felicissimi, ma dovrete fare buon viso e cattivo gioco ed accettare un cambio di programma. Gemelli, è il giorno giusto per svuotare le tasche dalle cose vecchie e la testa da idee e pregiudizi che non favoriscono una lettura obiettiva della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle briciole che potreste avere oggi. Cancro, sprigionando i suoi influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia le vostre capacità e la sicurezza in voi stessi. Successo garantito in ogni campo. Avrete la capacità di andare incontro agli altri senza perdere di vista la vostra individualità. Leone, a suscitare incomprensioni e a rimescolare i vostri progetti, oggi ci infila lo zampino la luna in Scorpione. Riorganizzate i vostri programmi. Se la luna vi propone occasioni allettanti, siate diffidenti. C'è truffa, c'è inganno. Cautela. Vergine, oggi a farvi le coccole e a preannunciare una giornata serena interviene la luna in Scorpione. Manifestazioni di affetto da un amico devoto. Grazie a volontà e impegno raggiungerete facilmente gli obiettivi prefissati. In rialzo la forma fisica. Bilancia, se avete un'imprevisione, un acquisto importante, oggi è la giornata giusta. Troverete esattamente ciò che desiderate ad un prezzo abbordabile. Un po' di affaticamento legato anche ad un intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo. Scorpione, con il favore della luna si registra un clima di impegno professionale con tante soddisfazioni, incontri magici e sorprese. Una volta tanto abbandonatevi fiduciosi alla corrente della vita, con la consapevolezza che niente di male può accadere. Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perderete nello smalto nella grinta. Ottimo il modo in cui reagite, sdrammatizzando e tirando fuori il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male. Capricorno, la luna nel segno dello Scorpione vi rende molto determinati. Grazie ad un sottile magnetismo catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate, si preannunciano incontri mozzafiato, di quelli che lasciano letteralmente senza parole. Acquario, il passaggio della luna in Scorpione con i suoi toni cupi è insufficiente per crearvi guai seri, ma sufficiente per affossare il tono dell'umore. Atteggiamenti scostanti, scarsa disponibilità e una sorta di diffidenza che penalizza i rapporti con gli altri. Pesci, intuito, tenerezza, talenti creativi oggi vengono alla luce. Lascerete tutti di stucco trovando soluzioni innovative a problemi di vecchia data. Allegri, ottimisti e fascinosi più di sempre, oggi avete la possibilità di incontrare l'anima gemella.